pronto qui dal centro sportivo La Piscina di Bellizzi per l'ennesimo incontro e siamo partiti in questo momento con l'arbitro che ha dato il via a quest'ennesima partita in acqua dalla destra alla sinistra con calottina bianca. I padroni di casa della Metasport Carpisa vanno ad attaccare il Mercogliano, attenzione, già un po' di confusione, ma è Luciano, numero 10, ad uscirne fuori e passare subito la palla a Lombardi che poi si distende verso De Rosa. C'è il primo attacco vero del Mercogliano con il numero 5 che commette il fallo e deve andare fuori, e parliamo di Grasso. Questa partita è importantissima e fondamentale, che vede in vasca due tenaci compagini, e oggi sinceramente da questo incontro, perché il gruppone, quello che dovrà andare avanti con questo rigore, intanto vediamo il Mercogliano che è subito pronto con De Rosa alla battuta, di fronte a lui c'è Cafaro, l'arbitro dice il via, c'è il palo, mancata l'occasione, ma attenzione, c'è sempre Luciano sulla palla, interviene anche il numero 7 Grasso, che era stato precedentemente, e poi avremo modo anche di parlare di quelle che sono, ecco, le il numero 8, il passaggio, peccato, il numero 8 Volok. Parleremo poi delle rose in seguito, una rosa per la Metasport Carpisa completamente sconvolta per l'assenza di Giuseppe Bianchini, il coach, il capitano, la persona che curava anche i cambi. Attenzione, nella battuta c'è una infrazione e il numero 5 viene allontanato, intanto ha spazio davanti a te, sì, Volok, il pallonetto, la palombella, ed è Ercolino a dire di no questa volta sul tiro di, ripetiamo, il numero 8 Volok. Allora andiamo subito alle formazioni, anche se poi troveremo il tempo di un'azione più importante. Ercolino, Ferretti, Ranauro, Petitto, Lombardi, Mattiello, intanto il palo, non c'è rete, Mattiello, Serrone, Di Grezia, De Rosa, Luciano, Melchiorre, Giardina, Coturno, Criscitiello, Bilotto. Questa è la formazione, attenzione, con il gran tiro di Ionita, questa è la formazione del Mercogliano. A rispondere invece, o per meglio dire in casa, è Cafaro, Landi, Migliore, Vespe, Serio, Grasso, Volok, Bianchini, Ionita, Ferrari, Ferrara e Blasi insieme a Rosolia. Questa è la rosa, come vi dicevo, ma è in attacco, grande è l'intervento di Cafaro che dice di no sull'ennesimo affondo del Mercogliano. Una partita intensissima già dalle prime fasi, e adesso vediamo Volok si avvicina vicino al portiere, non può nulla questa volta, e c'è la prima rete di Volok, 1-0 per la Metasport Carpisa. Vi dicevo di due compagini che adesso per il gruppone che va ad inseguire questa vetta saldamente occupata dalla Blue System, segue poi anche la Luna Rossa e poi Mercogliano, Metasport e Wilmar. Una Wilmar che ha vinto poco fa una partita per 13-10. Attenzione, ancora il tiro da parte di Di Grezia che va fuori. Intanto inesorabilmente il tempo sta andando avanti in questa piscina del centro sportivo di Bellizzi. Si consuma la nona giornata del campionato di pallanuoto regionale CSI, la Beduina, ma l'arbitro aveva già fischiato in precedenza, ha riscontrato quindi un fallo su Luciano da parte di Ferrara, e continua l'azione con un altro affondo in acqua anche Vespe, il numero 5 Francesco, il pluricampione italiano. Attenzione, questo tiro con Cafaro che devia sulla traversa, con Luciano che già in altre occasioni qui, e abbiamo visto la settimana scorsa, aveva sorpreso dalle retrovie il portiere. Così non è stato, si va avanti con il Mercogliano che prova in tutti i modi, e adesso c'è la rete di Di Grezia che pareggia i conti 1-1. Di Grezia ha avuto l'occasione in più dopo due legni qui in vasca, ha trovato finalmente il pareggio. Ancora in attacco adesso la Metasport Carpisa con Grasso che si avvicina e scarica subito per Volok, ma Volok
viene interrotto proprio per l'allontanamento dal campo del numero 7 Serrone. Attenzione, Volok dotato di un gran tiro, carica però, lascia Ionita perde il contatto della palla, il pallonetto, ma questa volta c'è Petitto che prima che ci arrivasse Ercolino fa sua la palla, e allora si distende di nuovo il Mercogliano con Serrone sulla destra, l'attacco, poi lascia centrale per Mattiello per Petitto, e ancora a girare la squadra per trovare il varco giusto, il centropò viene toccato da Grasso, viene messo giù e c'è il fallo ancora per cercare con Bianchini, ancora con una fallo, il tiro in porta troppo velleitario da parte di Serrone che mette fuori l'arbitro che da qualche istante ha già messo in cantiere questa partita con questo primo tempo di 10 minuti. Ricordiamolo, il gran tiro! Un gran tiro di Ionita, il numero 10 che sorprende un po' tutti, a schizzo mette dentro. Ionita, un gran tiro, lui già dotato di questi colpi la settimana scorsa, non ha potuto contribuire tanto, più di tanto, alla vittoria della Metasport Carpisa perché dolorante appunto all'abbraccio destro. Oggi invece è in piena forma, esce Bianchini, entra al posto suo migliore in acqua. 2-1 il risultato tra Metasport Carpisa e Mercogliano, e si continua con Petitto che lascia per Luciano, e sulla sinistra questa volta chiede l'affondo, uno sguardo in più, non può nulla Ionita, difende i suoi e sgancia adesso l'attacco, e guardate che cosa sgancia verso, e viene messo anche giù da Luciano Volok, il passaggio è per Vespe, il tiro di Vespe, questa volta Ercolino in posizione centrale para e fa subito uscire l'attacco, attenzione, 2 contro 1, si avvicina anche Vespe che va a chiudere con la sua velocità, ci riesce, e ancora però purtroppo per lui commette fallo, e allora il Mercogliano con Petitto anche egli, e ecco, dotato di un gran tiro, questa volta è migliore, fermato da Di Grezia. Migliore, il passaggio per Ionita, preciso, è proprio dietro di lui, se ne può andare, il passaggio potrebbe essere centrale anche per Ferrara, Petitto, fallo, e quindi il numero 10 con calottina bianca riprende la palla, sicuramente il passaggio, eccolo, per Volok, anche egli messo giù, si riparte, attenzione, posizione centrale anche per il centropò, potrebbe esserci, e non è così, un tiro assolutamente sbagliato, l'intenzione era ottima. Peccato per Ferrara, avrebbe potuto portare a 3 le marcature, non c'è stata la possibilità. Luciano subito centrale per Mattiello, la palombella, Cafaro c'è e fa ripartire subito Ionita, Petitto su di lui, sistemati col fallo con Vespe si gira, non la sua velocità questa volta, vediamo anche molto anche in forma Ferrara, però viene sovrastato da Luciano che adesso riguadagna la palla e la fa girare ancora per Petitto, il centrobò al centrale, peccato, ah sì, infatti c'è un fallo, dice l'arbitro, e quindi si può ripartire con, eccolo, guardate Vespe con la sua velocità che si avvicina vicino alla porta, il tiro purtroppo su Franco Ercolino, e subito capovolgimento di fronte, e ancora in difficoltà, attenzione, potrebbe esserci il pareggio, perde però l'attività, è grande la beduina del numero 8, il numero 8 che pareggi i conti e fa sua questa doppietta, 2-2. Intanto a fare le veci di quello che è stato fino alla settimana scorsa il coach, il tecnico, colui che regolava anche le entrate e le uscite dalla vasca, questa volta c'è Serio, ed è proprio Serio a dare il là a tutto quello che dovrebbe esserci in vasca, ma mancano ormai 30 secondi, la palombella, e risponde Ercolino,
Attenzione, i 30 secondi potrebbero essere fatali. 2-2 il risultato. Metasport Gar Pisa, Mercogliano, e va fuori la palla. Va fuori la palla, finisce qui il primo tempo con la palla chiesta dall'arbitro per una pausa che noi rispettiamo con qualche spot pubblicitario, poi ritorniamo alla piscina comunale di Bellizzi.